Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di questo set da 20 pezzi di maschiatori. Il set comprende 9 filiere M3M12, 9 maschiatori, un girafiliere regolabile e un supporto filiera. Costa più o meno intorno ai 10€, 10-12 euro. E ora andiamo ad aprirlo. C'è un libretto illustrativo, c'è anche la lingua italiana, dove spiega bene o male come utilizzare, che tipo di barra da filettare per dire va bene con il relativo maschio, maschiatore. All'interno della confezione appunto troviamo il supporto girafiliera per la filiera femmina e quella per il maschio. E qui ci sono tutte le varie filiere, dalla M3 alla M12. Ovviamente è molto lontano dall'essere un set professionale, perché nei set professionali, a meno che io sappia, ci sono per ogni misura ci sono tre filiere che fanno appunto la prima, la seconda e la terza passata, in modo da lavorare diciamo l'acciaio in più riprese ed avere comunque una cosa più precisa. Invece qui in questo set è compreso un singolo maschiatore per ogni misura. E ovviamente il risultato non è un risultato professionale, però se dovete filettare una barra il lavoro lo fa poi il dado che ci andrete a mettere, per dire, reggerà, non sarà preciso, non sarà professionale al 100%, però il suo lavoro lo fa. Quindi esclusivamente per uso hobbistico possiamo dire che vale quei 10 euro che sono richiesti per l'acquisto. Ora vi lascio a un breve video dove faccio vedere queste filiere, questi maschiatori in azione. Per prima cosa prendiamo la barra da filettare, come potete vedere una comune barra in acciaio cromato, in questo caso la fissiamo alla morsa da banco, prendiamo le nostre filiere e andiamo a scegliere quella più adatta. Deve essere leggermente più piccola dalla barra stessa. La montiamo sul girafiliera e lubrifichiamo la barra in modo da rendere più facile il lavoro per la filiera. Ora incominciamo ad approcciare la filiera stessa sulla barra, inizialmente piano e dopo un po' più veloce, ma andiamo sempre piano per non rischiare di rompere la filiera e di fare un lavoro più preciso. Ogni tanto lubrifichiamo ancora la barra e voi vedete le immagini sono velocizzate, comunque sicuramente non riuscirete mai ad andare a questa velocità. Quando abbiamo finito ritogliamo il tutto ed ecco la nostra barra. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e condividetelo. Io vi ringrazio per la visione e vi chiedo di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi video.